Buonasera a tutti, le 21:22 in diretta dalla sede di ciclivideonotizie.it. Vi presento subito gli ospiti di questa puntata che ha un argomento parecchio interessante, attività produttive, quale futuro? Parleremo ovviamente di cicli, di borgate e lo faremo con un parterre davvero ricco, sono cinque che stasera abbiamo in studio. Comincio dalla mia sinistra, Daniele Rossino, buonasera. Buonasera Daniele Rossino che rappresenta Conf Commercio, poi diamo il benvenuto anche a Gianluca Mallo, buonasera. Gianluca Mallo buonasera. Che rappresenta PMI Servizi, grazie per essere intervenuto. Al centro l'assessora Cettina Portelli allo sviluppo economico, buonasera anche a lei. Grazie anche a lei per essere intervenuta e poi andiamo subito a presentare Enrico Falla, buonasera di Conf Artigianato. Buonasera direttore e buonasera a tutti. Grazie. E poi Franco Spadaro di CNA, buonasera anche a lei. Buonasera. Franco Spadaro anche in passato ha avuto modo di partecipare alle nostre trasmissioni. Allora possiamo certamente cominciare, c'è un bel po' di gente stasera in studio e io partirei dal fatto che è nata a Scicli, una cosa davvero straordinaria nel senso che non era mai accaduto. C'è una consulta delle imprese, nasce perché si ha la necessità di creare un organismo forte, solido, per poter ottenere delle risposte rispetto alle istanze che provengono dal territorio. Commercio, artigianato e qui stasera i due settori sono ben rappresentati. Chi posso scegliere per parlare della nascita della consulta? Una battuta la facciamo fare Enrico Falla, poi sentiamo via via tutti gli altri. Volentieri. Perché nasce questa consulta delle imprese? In pochissimi, non minuti, in un minuto. Brevissimo, nasce sostanzialmente in pandemia. In pandemia tutte le categorie produttive avevano una certa difficoltà ad andare avanti. Ci siamo uniti per ricercare soluzioni. Io penso una cosa, che se c'è un punto che Scicli può invidiare alle altre città è proprio questo. Delle volte mancano delle discussioni di insieme, no? Manca l'unità della città. Ecco, credo che questo possa essere un buon esempio invece che dimostra il contrario. Cioè, qui delle associazioni che partono da punti di vista diversi si sono messe insieme per il bene supremo delle nostre imprese. Bravissimo. Sono riuscito in un minuto. Bravissimo Enrico Falla per la sintesi. Vado subito da Daniele Rossino. Questo è un vecchio pallino, no? Che avevate voi di Confcommercio, ma anche delle altre sigle che poi piano piano andremo a coinvolgere, a mettere nella mischia, nel dibattito di questa sera. Rossino. Così come ha detto l'amico Enrico, siamo l'esempio di concertazione. Siamo riusciti con la vecchia amministrazione, perché la consulta nasce da un tavolo di concertazione con l'amministrazione Giannone, ovviamente allargata a tutte le associazioni e comitati che facevano parte degli interessi dell'attività dell'amministrazione. Però noi quest'anno, grazie alla disponibilità dell'amministrazione Marino, abbiamo voluto restringere un po' il cerchio e quindi fare questo tavolo di consulta chiamato proprio per le imprese, proprio dove facciamo parte le associazioni che rappresentiamo tutte le attività produttive della città. E l'obiettivo principale è proprio quello della collaborazione con l'amministrazione, che ringraziamo perché effettivamente già abbiamo fatto diversi incontri, abbiamo portato avanti già delle iniziative che porteranno sicuramente, ne discuteremo sicuramente in seguito, di tutte quelle che sono le tematiche per migliorare sotto l'aspetto dello sviluppo economico la nostra città. Daniele Rossino, poi vado dagli altri, cerchiamo di essere un po' veloci perché dovete starci almeno in un paio di giri, tante cose da dire ancora. Sono quattro, no? I componenti di questa consulta. A casa si chiederanno perché non cinque, non sei. Daniele Rossino. No, abbiamo allargato l'intesa a tutte le associazioni che hanno interessi economici, perché le nostre associazioni rappresentano le imprese che hanno interessi economici. Poi ovviamente ci sono anche i tavoli di concertazione con le associazioni culturali che fanno eventi, quindi non è che la consulta inizialmente era allargata a tutti, però per non fare dispersione e concentrarci in questo momento importante e storico che stiamo vivendo, soprattutto per quelle che sono le progettualità futuristiche sotto l'aspetto economico, abbiamo ristretto alle nostre associazioni per essere molto più concreti.
Era ora, Gianluca Mallo, che si parlasse di consulte delle imprese, consulta che è nata nella precedente amministrazione, come giustamente diceva Daniele Rossino. Mallo. Sì, sì, per fortuna da un momento brutto è nata una bella opportunità per la città di Scicli. La consulta ha proprio lo scopo di proporre delle iniziative e dei progetti tra le imprese produttive e l'amministrazione comunale, quindi essere un vero e proprio corridoio fra il pubblico e il privato. Questo, diciamo, è lo scopo principale di questa consulta. Quindi le imprese oggi hanno necessità di essere guidate, hanno bisogno di progettualità e quindi noi siamo proprio a disposizione e a supporto dell'ente proprio per questo motivo. Andiamo da Franco Spadaro, CNA. Il settore dell'artigianato è un settore altrettanto importante che merita ascolto, che merita attenzione. A differenza forse di altri comuni, poi qualcuno mi potrà anche dire smentire oppure dire sì, questa consulta delle imprese, come dire, sta cominciando ad attecchire, cioè a rappresentare forse un modello anche per gli altri comuni, no? Non mi sbaglio, ho avuto... Allora, Spadaro. Sì, penso di sì, non mi risulta che in altri comuni ci siano delle realtà in cui le associazioni hanno manifestato questa volontà, oltre alla necessità di agire insieme, di mantenere questo contatto tra pubblico e privato, tra interesse pubblico e interesse di imprese, sì, in modo costante. E non è nata, diciamo, a caso, come dicevano già in precedenza, sì, però è necessario invece portarla avanti con determinazione, perché ci siamo accorti che togliendo quel periodo proprio della pandemia in cui c'era la necessità vitale di veicolare informazioni, di consultarci continuamente con l'amministrazione, tra di noi e con le imprese che rappresentiamo, invece nei periodi di normale attività, diciamo, se non siamo da pungolo nei confronti delle amministrazioni, questo non avviene. E quindi scopo della consulta è proprio questo, di mantenere, instaurare, ma mantenere vivo questo colloquio diretto con le amministrazioni e magari esportare questo modello nelle altre realtà, perché le nostre associazioni vivono e hanno sede in tutti i comuni, quindi penso che sia un modello che si possa anche sviluppare anche negli altri comuni. Ecco, Franco Spadaro ha risposto direttamente a quella che era la mia domanda prima di appunto di intervenire. Andiamo dall'assessora Cettina Portelli, sviluppo economico. Certo che per l'amministrazione, per lei, insomma, ma anche per gli altri suoi colleghi di giunta, è come dire, è diventata una priorità ascoltare quello che arriva dalla consulta delle imprese. Bisogna dare delle risposte, no, al territorio, a una città che intanto ha evidenziato la volontà, la necessità di mettersi in gioco, di esporsi, cercando di dare, come dire, delle risposte, dicevo, alle istanze che provengono dal territorio. Ecco, come vede la presenza di questa consulta delle imprese un'amministrazione comunale? Una domanda scontata, ma che le dà la possibilità un po' di farci capire come vi state muovendo in questa direzione. Allora, andando, buonasera a tutti, vi mando i saluti di tutta la giunta e del sindaco. Allora, intanto faccio i complimenti perché è veramente raro trovare tante attività e tante aziende completamente diverse riuniti in un tavolo per promuovere quello che è, diciamo, è la promozione del territorio locale, quindi di Scicli. Siamo fieri di partecipare e ascoltare perché loro sono il polso dell'economia. Economia che in questo momento non è proprio sviluppo, ma secondo me è rilancio, bisogna ripartire. Ripartire perché ci sono stati 2 anni di pandemia, poi una lieve ripresa e non ci dimentichiamo che abbiamo avuto purtroppo un anno dove è in corso una guerra, con conseguenze che sembrano, diciamo, estranee al nostro territorio, ma non lo sono, perché l'inflazione, il caro vita, ne subiscono prima le aziende e poi anche le famiglie. Quindi la promozione del territorio è far star bene i cittadini, far star bene le aziende, e loro sono le nostre orecchie e i nostri occhi. Scicli, rispetto al resto, no,
del territorio provinciale ha le caratteristiche per poter, come dire, attutire il colpo, poter essere, diventare questo settore vitale, importante, cioè dopo questa ripresa, dopo la crisi pandemica, insomma tutto quello che vogliamo. Mi pare che Scicli, centro storico, borgato, insomma, può farcela, può, come dire, e limitare al minimo, no, le fughe, no, verso gli altri comuni, verso altre realtà, insomma, può difendersi bene, sì. Secondo lei, assessore? Secondo lei può difendersi bene perché in questo momento noi abbiamo sì questa crisi, abbiamo tanta voglia da parte dei commercianti delle tutte le attività, quindi bisogna rilanciare quello che è l'artigiano, bisogna rilanciare quello che è l'attività, le varie attività commerciali, l'enogastronomico. Noi siamo un misto. Noi siamo in un punto strategico, abbiamo storia, abbiamo barocco, abbiamo il mare, abbiamo le zone balneari che ci invidiano tanti. Va soltanto rilanciato il tutto, con l'aiuto loro e l'aiuto dell'amministrazione. Non dimentichiamoci che in questo momento l'amministrazione ha puntato, che sembra banale, perché bisogna progettare la crescita, cioè creare qualcosa di solido che duri nel tempo, e naturalmente in questo momento ci sono i PNRR che l'amministrazione ha puntato, ce ne sono 15, che non stravolge Scicli, perché non vogliamo stravolgere Scicli, vogliamo migliorarla per fare in modo che la gente viene, investe, e questo produce ricchezza che rimane all'interno del paese. Un altro elemento importante, mi perdoni, rubo un altro minuto, è creare le condizioni per quello che è importante, ad esempio la bandiera blu. Stiamo lavorando e progettando per arrivare anche a questo obiettivo, ma questo è un ciclo economico che inizia, si rilancia, si apre e che porterà ricchezza in tutto il paese. A proposito di ricchezza, la Consulta, questo organismo, può rappresentare una ricchezza per voi che vi agevola, vi aiuta negli interventi? Sicuramente, senza ombra di dubbio, perché sono loro che vivono le problematiche giornaliere, loro che sanno e vivono il territorio quotidianamente con tutte le problematiche, quindi loro, ribadisco, sono i nostri occhi e le nostre orecchie. Vado subito da Daniele Rosino. Allora, cerchiamo un po' di andare nel cuore della puntata, attività produttive a Scicli, quale futuro? Qual è la situazione che si vive in questo momento in città e che cosa chiedete, che cosa chiede la Consulta in particolare? Daniele Rosino, poi via via anche gli altri. Intanto quello che si sta vivendo in città è paragonabile un po' in generale quello che è il momento un po' critico di preoccupazione, perché sappiamo tutte le contingenze che stanno portando ad una economia un po' in negativo per quello che sono i consumi e quant'altro, però la tematica la inoltiamo su quello che è l'obiettivo, certo, e la funzione della Consulta. E io sempre ripeto che stiamo attraversando un momento storico e particolare e proprio per quello che diceva l'assessore Portelli, per l'opportunità che abbiamo di attingere ai bandi del PNRR, quindi nelle progettazioni per lo sviluppo futuristico di qua ai prossimi anni della nostra città. E il supporto e l'importanza, la responsabilità che abbiamo l'associazione è quella di essere propulsore a quelle che sono, anche in collaborazione, anche i progetti che noi stessi con le nostre associazioni, con il nostro centro studi, con le nostre idee, le nostre visioni prospettiche di miglioramento per quello che sono anche i settori produttivi, e proprio l'obiettivo e l'impegno nostro quello di essere anche vigili a poter concretizzare tutti questi progetti, anche perché, come diceva l'assessore, è un momento che il supporto, cioè le attività produttive hanno bisogno di una visione anche di investimenti, perché è giusto che in una situazione futuristica, e noi abbiamo anche portato sul tavolo la tematica di riattivare anche il piano commerciale, il piano urbanistico commerciale, perché è fermo al 2010 e non è idoneo a quelle che sono oggi le esigenze. E questo è un bel punto, Rossino, questo è un bel punto. Questo è un importante, ovviamente invogliamo l'amministrazione a portare sul tavolo questa tematica, che è importante, perché poi col piano urbanistico commerciale ovviamente si integra anche uno degli obiettivi che fa parte anche dei bandi del PNRR, che sono la rigenerazione urbana,
che deve oggi evitare quella che è la desertificazione urbana dei centri storici che stiamo vivendo in tante città. Purtroppo con la chiusura delle attività, con la negatività che ci sono, c'è questo rischio e quindi dove vengono a mancare le attività c'è poca socialità e c'è ovviamente anche poca sicurezza. A proposito di desertificazione, Gianluca Mallo, sì, quanto è forte questa problematica nel territorio di Scicli, Mallo? È molto forte. Lei ha contezza? Sì, sì, ci sono delle zone di Scicli, per esempio Piazza Italia, facendo proprio un esempio. Probabilmente siamo tra i pochi comuni che possiamo avere una piazza così, ma in questo momento non ci sono attività commerciali, non c'è un imprenditore che vuole investire in Piazza Italia perché c'è un problema di sicurezza, quindi il primo sicuramente intervento da fare sarebbe di riportare le persone di Scicli in piazza, perché più avanziamo, diciamo, le persone più sicura è la piazza e di conseguenza gli imprenditori possono pensare di investire e avviare delle attività. Questo sicuramente. E poi, diciamo, ce ne sono anche altre, quindi pensare anche a dei progetti, sicuramente con i bandi, a dei progetti a lungo periodo, ma ci sono anche dei progetti che realizzabili immediatamente che già potrebbero dare un po' di vitalità di nuovo all'economia locale. E in questo senso che cosa potrebbe fare il comune per ripopolare, no, Piazza Italia, ma non solo il fatto di presenze di persone? Abbiamo fatto un esempio di Piazza Italia, io credo che già il comune sta facendo da quando si è insediato questa amministrazione qualcosa, è anche di importante, quindi ci sono parecchi controlli. Non è semplice, non è una problematica che penso si possa risolvere dall'oggi a domani, però sicuramente con dei lavori e dei progetti si potrà fare qualcosa di importante. Assessora, sono arrivati due assist, no, da Daniele Russino e da Gianluca Mallo. Desertificazione, questo è un elemento che incide parecchio, no? Cioè rilanciare quella zona della città da 20-25 anni forse non è più come un tempo, insomma, tutto si è spostato altrove, sì, creando, no, questa disparità, insomma. Guarda, per quanto riguarda tipo la piazza, sì, già proprio il sindaco si è impegnato per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza, perché ci sono stati dei casi dove comunque è stato necessario l'intervento, è tenuta sotto controllo per evitare tutto ciò. Stiamo cercando di... abbiamo fatto qualche evento, uno di questi è stato la Fiera dei Ricordi, perché dobbiamo portare il turista e il cittadino a rivivere quella che è la piazza. I commercianti vanno, come dire, vanno tutelati sicuramente. Io rappresento lo sviluppo economico, ma come lei ha ben capito, sono tutti gli assessori che sono coinvolti, perché va dalle opere pubbliche alla cultura, allo sport, allo spettacolo. L'immagine di un territorio si cambia con l'unione di un'amministrazione, e ad oggi questa unione c'è. Quindi ognuno sta facendo il proprio lavoro, coordinato dal sindaco, per avere, ribadisco, nel breve, medio e lungo periodo degli ottimi risultati. Andiamo da Enrico Falla. Questa consulta delle imprese è soddisfatta da questo dialogo che è stato avviato con questa amministrazione? Obiettivamente, che cosa... Ma insomma, intanto dopo voglio aggiungere un tema anch'io da proporre all'assessore. Sì. Sicuramente sì, sicuramente il dialogo che è iniziato è un dialogo molto costruttivo. C'è da dire che si sono insediati da poco, sono riusciti ad organizzare immediatamente una stagione estiva abbastanza soddisfacente, il che non era semplice. È chiaro che adesso si passa un po' allo step successivo, cioè allo step di realizzare le cose che si propongono. Detto questo, sì, il dialogo è partito molto bene. No, il tema che volevo aggiungere, che poi ho già... Ecco, non restiamo nel vago, no? Così come hanno fatto Russino, sì, sì. E... Sì, ma io sono molto diretto, l'assessore lo sa, perché sono così anche nelle riunioni private. Quello che noto io a Scicli, che è un fenomeno molto positivo, sicuramente i miei colleghi saranno d'accordo con me, c'è un grande fermento giovanile imprenditoriale, cioè siamo arrivati in un momento di ricambio generazionale, no? I giovani vengono in associazione e ti dicono voglio aprire, voglio fare qualcosa. E a questi giovani dobbiamo dare le stesse possibilità di tutti gli altri. A volte la macchina comunale è un po' ingolfata. Ecco, secondo me questo è il punto principale.
Se riusciamo a sbloccare la macchina, Scicli può volare, però dobbiamo partire da lì. L'ho ripetuto. Posso rispondere? Certo, come? Certo. Perfettamente ragione, perché ci siamo insediati da 7 mesi. C'è una carenza di personale all'interno dell'ente, lo sappiamo, perché siamo in pieno di riequilibrio e non è possibile fare le assunzioni necessarie. Sono state conseguenze, tipo in pochi mesi abbiamo affrontato tante di quelle problematiche che non sto qua a raccontare perché sono visibili, li sappiamo un po' tutti. L'ultima proprio la calamità naturale, che comunque diciamo che non intralcia ma rallenta sicuramente l'operato. Onor del vero, c'è da dire che tutti i dipendenti con tutti i vari settori sono stati disponibilissimi. È anche vero che ci sono delle carenze che devono essere affrontate, ma che già l'amministrazione a giorni, aspettiamo l'uscita del sindaco che si riprende, e quindi già penso che la prossima settimana ritornerà a presidiare tipo il comune, è già in mente come risolvere queste problematiche, perché lo sappiamo, perché proprio ascoltando capiamo che ci sono delle problematiche che vanno risolte. Andiamo da Franco Spadaro. Mi è piaciuta la battuta finale, Scicli può volare. Questo è, come dire, una battuta che dà entusiasmo un po' alla Consulta, ma anche un po' a tutti, no? Lei mi ricorda tante battaglie, no? Lei ha fatto tante battaglie, zona artigianale, ma tante altre cose che hanno riguardato il territorio di Scicli. Ricordo vecchie trasmissioni, vecchie interviste, insomma, di anche qualche decennio fa. E oggi qual è la... Sono già vecchio, quindi. Si figuri io. E qual è la situazione oggi? Cioè, che cosa bisogna fare? Andiamo nel cuore dell'argomento, insomma, anche perché adesso poi ci mancheranno un quarto d'ora abbondante, insomma, fra un po' arriveremo intorno alle 10:15, insomma, e quindi poi bisogna stringere tutto, insomma, andare ad una conclusione. Andiamo, Spadaro. Sì, allora, Enrico parlava di questo fermento da parte dei giovani che vogliono intraprendere nuove attività. Ci sono anche delle misure anche a livello nazionale che permettono questo, e quindi diciamo che questo è un momento proprio per dare la possibilità ai giovani di partire. C'è la necessità di instaurare questo rapporto con l'amministrazione, non solo per le problematiche contingenti del mondo dell'artigianato, del commercio, dei servizi, ma proprio per costruire insieme una visione di prospettiva. E questo già l'abbiamo chiesto negli incontri che abbiamo fatto, e da parte nostra c'è la volontà di dare delle indicazioni. Il nostro territorio permette, ed è invidiato per questo, ci permette di avere dalle spiagge ai beni architettonici, ai beni naturali. È necessario che questa amministrazione si ponga, secondo noi, come obiettivo quello di salvaguardare tutto questo e poi di renderlo fruibile, perché è necessario completare gli investimenti che si sono fatti nel passato, per esempio per quanto riguarda il parco archeologico di Chiafura. Si sta spendendo e si sta lavorando sul convento della Croce. Questo permetterà in futuro di rivedere un po' i percorsi, diciamo, turistici che oggi sono intercettati soprattutto da Montalbano, ma che domani necessariamente devono essere diciamo, intercettati dalle bellezze e dalla particolarità che Scicli può proporre. A questo va aggiunto naturalmente la vivibilità del centro storico, come si è già detto, ma anche qui dobbiamo cercare di spingere l'amministrazione comunale a completare quei lavori, come per esempio per quanto riguarda il Piazza Carmine, quindi riuscire anche lì a completare i lavori del convento per far sì che anche questo diventi un polo attrattivo. Quindi dare un maggiore possibilità di fruizione dei nostri ambiti turistici, che permette poi a tutte le attività di beneficiare di queste nuove possibilità che la nostra città offre, perché intercettando fondi, intercettando turisti, è chiaro che
diciamo, il beneficio va a tutti, imprese e cittadini che vivono il nostro territorio. Assessora, poi facciamo il giro conclusivo. A proposito di fondi europei, di PNRR, c'è qualcosa di importante per questo settore, per le attività produttive su cui avete messo mano, su cui state lavorando? Allora, ci sono tanti finanziamenti disponibili. Sono state intercettate e inserite già 15 che sono già in itinere. Naturalmente non è una scusante, perché non è la verità. Cioè, lo Stato ha creato questa macchina, questo treno che passa una volta, lo Stato, l'Unione Europea. Sì. Ma è anche vero che c'è una carenza, perché essendo in un comune in piano di riequilibrio e al sud molti, diciamo, comuni sono nella stessa nostra situazione, con una carenza di personale, se inserisci diversi finanziamenti devi bloccare la macchina amministrativa e dedicarti a quel settore. Ma l'obiettivo dell'amministrazione è intanto seminare, e ha seminato e ha seminato bene. Ora iniziamo a raccogliere i frutti, e tutto ciò che ha detto il signor Spadaro, vi posso garantire che verrà concretizzato nel brevissimo, perché già dalla prossima settimana ci saranno già i primi stanziamenti e i primi appalti. Oltre a questo, diciamo, come amministrazione abbiamo fatto un gemellaggio per le feste importanti con il Val di Noto, quindi una festa che potrebbe essere quella imminente di San Giuseppe a marzo, ci sarà la presenza di delegati del comune, di sindaci che verranno a vedere la nostra festa, e quindi faremo conoscere le nostre feste esternamente. Da poco diciamo, si è concretizzato il sito dell'Enjoy Barocco, che è un bellissimo sito dove vengono, diciamo, si registrano i paesi che hanno aderito. E non dimentichiamo che abbiamo creato anche istituito un accordo con una delegazione di Malta, proprio per agevolare il commercio e il turismo. Tutto questo che sta dicendo, che ascoltiamo con particolare piacere, serve per rilanciare le attività produttive in città, insomma, per creare le condizioni? Allora, guardi, serve sicuramente l'appoggio dell'amministrazione, però, come poco fa si è detto, anche noi sciclitani, gli imprenditori, ci dobbiamo convincere che veramente abbiamo la stoffa, abbiamo il territorio che ci permette di fare tutto ciò e volare un po' alto. Sì, oh, però vabbè. Dobbiamo andare... Sì. No, dobbiamo andare ora ai fatti, certo. Dopo le parole, perché io testimonio anche il fatto, perché noi anche nelle vecchie annate passate sempre parliamo di, ovviamente, destagionalizzare, di allungare le nostre stagioni. Noi viviamo, lo sappiamo, di turismo balneare, e purtroppo, ahimè, siamo circoscritti solo a quelle, e poi le feste. Ma noi abbiamo invece una potenzialità, così come ha detto anche Franco Spadaro, come tutti siamo consapevoli, che sì. Il nostro territorio, la nostra bella città, può vivere di turismo per 8 mesi. Da marzo fino ad ottobre, quindi noi siamo, come Consulta, siamo convinti e saremo noi collaborativi con l'amministrazione, perché vogliamo arrivare all'obiettivo che per il 2023 riuscire, ma così come ha detto l'assessore, quindi è una promessa, che per il 2024-2023 per la bandiera blu purtroppo il termine è scaduto, ma per il 2024 ricordiamo all'assessore che la domanda scade a dicembre, per poter partecipare al 2024. Noi, è una delle nostre tematiche, che la bandiera blu è un'obbligatorietà per il nostro territorio. Noi abbiamo 18 km di costa ed è l'unica costa nella provincia di Ragusa che non c'è la bandiera blu. E quindi sarebbe opportuno che il 2024 raggiungeremmo questo obiettivo. Ma io voglio ritornare sulla sì. destagionalizzazione, cioè noi abbiamo la potenzialità di poter attuare il turismo culturale, musicale e folcloristico, così come in parte l'assessore Falla è benissimo, e ci facciamo i complimenti, ha dimostrato di poter fare sia in estate che per Natale. Abbiamo la possibilità di poter attuare il turismo congressuale, abbiamo avuto un esempio con il congresso al Cinema Italia che ha portato un buon risultato, abbiamo la possibilità di poter fare il turismo
sportivo, perché abbiamo, ieri abbiamo assistito alla presentazione del tennis club, abbiamo il calcio, abbiamo il basket, abbiamo tante attività che noi possiamo destagionalizzare nelle primavere, perché abbiamo il clima per poter fare questo e abbiamo anche la possibilità di poter fare il turismo eco-gastronomico, culturale, abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare. Quindi io ritorno a dire ed essere speranzoso che questo nostro parlare venga realizzato in concretezza, esatto. E quindi poter pianificare e programmare quello che è un programma e quindi attuare anche la programmazione e la promozione per poter poi aumentare quei flussi turistici che portano al miglioramento dei settori produttivi e quindi di tutto l'economia socio-economica della nostra città. Assessora, una battuta? Volevo aggiungere che ha perfettamente ragione, perché parlare è facile e poi bisogna concretizzare, ma è anche vero che dopo tanti anni si deve ricostruire il tutto, quindi non si può sperare che dall'oggi al domani non è fattibile. Anche la bandiera blu, ci devono essere dei criteri per dare la bandiera blu, comunque deve avere dei requisiti, si ci lavora con impegno, tutti facciamo la nostra parte. Ribadisco, tutti gli assessori che ora non sono qua presenti, compreso il sindaco, stiamo lavorando e il nostro obiettivo è quello di migliorare e promuovere il nostro territorio. Ma, però volevo concludere, sì, sì, sottolineando che la mia non era una polemica, ma era anzi uno stimolo a dire anzi, e ci complimentiamo e ringraziamo che abbiamo trovato e ci consultiamo con un'amministrazione aperta al dialogo e alla partecipazione e alla concertazione, quindi di questo lo sottolineiamo e per questo diciamo che con l'unione di intenti, quindi privati, associazione e amministrazione, dobbiamo riuscire a migliorare il nostro territorio. Gianluca Mallo, sì. Diceva, non so, forse Daniele Rossio, sì, dice questo tavolo non può essere all'infinito, no, bisogna adesso poi aspettarsi delle risposte, certo. Perché bisogna poi stringere i tempi, perché bisogna dare delle risposte a chi voi rappresentate, certo, nel territorio, e questa è una cosa delicata. Intanto va apprezzato molto il fatto che la Giunta Marino, attraverso, come diceva anche Rossino, è presente stasera ad assumersi certi impegni, perché è facile dire sì sì e poi magari non metterci la faccia, invece stasera la faccia ce la mette Cettina, appunto, Portelli. Allora, bisogna poi concretizzare, sì, no? Questo tavolo poi deve dare delle risposte a chi rappresentate voi. Mallo. Saremo una bella spina nel fianco di questa amministrazione, nel senso positivo ovviamente del termine, sì. E sono anche sicuro che l'amministrazione, come già dimostrato in questi primi mesi e in questi primi incontri che abbiamo fatto, ci darà una grande mano nel portare avanti i progetti. Sì, però dobbiamo andare sicuramente. Ma che altro progetto c'è che possiamo ricordare a chi ci sta seguendo? Non dimentichiamo che c'è questo progetto, prima ne parlava Franco, della Croce, il famoso ascensore. Se venisse realizzato in tempi tutto sommato brevi, tutta quell'area sicuramente sarebbe un'area di attrazione imprenditoriale e turistica, quindi anche lì si potrebbero sviluppare delle attività. E non dimentichiamo anche i collegamenti con le borgate. Spesso Scicli si intende Scicli città, ma abbiamo... Questo è un bel punto, no? Abbiamo, perché ne parliamo abbiamo sempre. Delle zone, delle borgate che invece un po' soffrono questa lontananza dalla città. Certo, non c'è. Quindi questo collegamento. Si dovrebbe lavorare più sul collegamento, ma questo non è questa è una cosa che ci dobbiamo impegnare tutti per portarla, diciamo, avanti. Ho capito bene, lei si riferisce al fatto che in estate, con tanti insediamenti sulla fascia costiera, chi vuole poi andare un po' a Scicli nel centro storico ha delle difficoltà nell'usare il mezzo? No, io dico al contrario a volte è anche, cioè, l'estate appunto dura poco, dura 2 mesi, ci sono degli altri mesi in cui invece le borgate soffrono la lontananza quasi dalla città, anche per eventi, quindi cercare di immaginare la città un po' più lunga rispetto al centro. E comunque la mobilità non va trascurata. No, no? Anche quelli sono dei progetti su cui si deve lavorare, già ci sono tante belle cose. Tante belle cose. Enrico Fallo. Mi ricollego agli ultimi interventi. Cerchiamo di impegnare, sì, ancora di più l'amministrazione, che è aperta all'ascolto, insomma, ecco, approfittiamo stasera. C'è un dato statistico del Centro Studio di Confartigianato che vede, è l'ultimo studio che abbiamo fatto prima del Covid,
che tra le città siciliane con più pernotti non ci vede neanche tra le prime 30, cioè vede al nono posto Ragusa, al tredicesimo posto Modica e noi non ci vede tra le prime 30. 1,8 forse alla media di Scicli, se non E da quel punto di vista, quando si parla di destagionalizzazione, è veramente il punto focale, perché nonostante questo dato, che cosa accade? Che siamo tra le città in provincia, la città che ha di media più giorni di pernotti. Vuol dire che in estate andiamo molto bene, insomma, che il mare, è decisivo da questo punto di vista. E quindi sicuramente questo dato c'entra e ci dice che i ragionamenti che avete fatto sono ragionamenti esatti. Io aggiungo un'altra cosa, se mi è Sì, permesso, che non è assessore. solo Scicli, non è solo mare. Certo. Appunto. Scicli ha delle bellezze, abbiamo un patrimonio che è eccezionale, quindi l'attrazione del turista deve essere anche nei periodi invernali, anche il nostro patrimonio che va valorizzato. Quindi ci sta la zona balneare che nulla da togliere, va di nuovo rimessa e diciamo vissuta più mesi dell'anno. Ma non ci dimentichiamo che abbiamo un patrimonio che è Infatti, da sfruttare. Franco diceva, una volta che viene attuata la Certo. fruizione dei siti di alta attrazione, perché Certo. non ricordiamo che c'è anche il progetto di Chiafura che Sì. porterà negli anni sicuramente un'attrazione impressionante, accoppiato al Convento della Croce, al C'è il Colle di San San Matteo, Matteo. anche al Convento del Carmine, che Certo. sarà un luogo dove si possono fare tante cose in quanto si è disponibile, quindi la fruizione e, ritorno a dire, la Piazza Italia, compreso le borgate, abbiamo tutte le caratteristiche Forse per non ci si poter rende conto, non ci si rende no, conto di effettivamente la potenzialità che c'è questa città. questo. Allora, poi volevo aggiungere un'altra cosa, Sì. perché quando io ero dall'altro lato, pensavo, ma quanto tempo ci vuole da un progetto a renderlo operativo? Si perde tempo. Ora che sono all'interno, vi posso garantire che la macchina burocratica è di un cavilloso, pazzesco. Quindi, fare un progetto e poi Renderlo portarlo esecutivo ci vuole, è certo. veramente, pesante. Allora, facciamo completare Falla che stava per completare, 4 minuti alle 22, ci siamo nei tempi, dai. Sì, ci siamo nei tempi. Completo la discussione, stavolta riangaggiandomi a Daniele per quanto riguarda il piano commerciale che è decisivo, cioè tu ci dicevi che nel 2010 stavo fatto l'ultimo, chiaramente dal 2010 ad oggi la città è completamente 13 anni, cambiata, Tomas. completamente cambiata. Aggiungiamo anche quello che sta accadendo, no? A Ragusa, col porto di Ragusa acquistato dai maltesi, tanti si avvicineranno a noi. Tanti giovani vogliono lavorare sul turismo, noi, questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione per forza. Guarda, sul tavolo proprio già c'è il piano commerciale. Ok, e Ma non è questo una retorica perché è proprio così. è. Ne avevamo parlato nell'ultima Ok. riunione. Rossino conferma. Franco Spadaro, allora, abbiamo ancora qualche minutino, lo dedichiamo ovviamente alle sue conclusioni. Che cosa deve accadere da qui in avanti, con questo dialogo che è aperto, e cosa di concreto deve produrre intanto nell'immediato? Spadaro. Allora, l'amministrazione ad oggi, perché non dobbiamo fare mancare anche qualche critica, non ha dato indicazioni appunto di quale sia l'idea di sviluppo del nostro territorio. È anche legittimo perché si è insediata da pochi mesi ed è questo intanto che chiediamo nel più breve tempo possibile perché dall'idea di sviluppo del nostro territorio poi nascono di conseguenza le idee imprenditoriali, quindi l'imprenditore investe là dove già ci sono delle strutture che si possono utilizzare o dove sono in previsione di farle. Io un attimo voglio tornare anche alla mobilità Sì. perché non se ne parla, però l'amministrazione penso che debba occuparsi anche nell'immediato del problema dei parcheggi, perché è un problema storico, ciclico, che non ci sia un parcheggio a ridosso del centro storico, per esempio. La stessa cosa avviene in molte spiagge, per esempio. Ci sono delle spiagge che vedono in estate un'affluenza notevole di persone.
che hanno difficoltà proprio a trovare parcheggio. Questo penso che sia una delle altre cose che bisogna considerare, e anche inserirsi nell'ambito provinciale, per esempio in dei percorsi come può essere quello del cicloturista. Noi, proprio per diversificare, abbiamo bisogno anche di intercettare altre forme di turismo. Mi pare che sia già in previsione, già costruendo una parte della pista ciclabile che ormai arriva quasi fino a Playa Grande, e quindi penso che l'amministrazione debba concludere questo iter che possa permettere di collegare la parte verso Marina di Ragusa con Marina di Modica, e far sì anche che il cicloturista si possa spostare agevolmente anche su cicli. Quindi le idee ci sono, e il tavolo deve essere un tavolo permanente, e lì il confronto continuo. Assessora Portelli, siamo davvero alle battute conclusive, abbiamo superato le 22 di qualche minuto. Il pallino in mano ce l'avete voi? No, siete voi che potete decidere in qualche modo il futuro delle attività produttive a cicli. Guardi, noi non abbiamo il pallino nelle mani, noi siamo parte integrante, l'unione, la sinergia e la collaborazione è la migliore soluzione. Perché posso decidere come amministrazione, ma distaccarmi dall'idea delle varie attività, delle varie categorie. Invece collaborare è un'arma vincente. Bene, pare che insomma abbiamo detto tutto in 40 minuti abbondanti. Mi resta, c'è qualcuno che vuole ancora aggiungere qualcosa? No, mi pare che abbiamo detto un po'. Forse è necessario puntare anche sull'efficienza degli uffici comunali. Si è toccato forse un po' di poco questo argomento, però fortunatamente le indicazioni che arrivano dall'amministrazione sono quelle di un potenziamento di alcuni settori. È nevralgico per lo sviluppo economico che funzioni bene il SUAP, che funzioni il settore urbanistico, oltre a quello dei lavori pubblici. E quindi l'ultima cosa che mi sento di dire all'amministrazione è quella di far ripartire al più presto il funzionamento di questi uffici. Tempo e denaro non è solo un proverbio, è vero. È così. Qua posso dire che già sì, l'amministrazione a breve risolve il problema. Bene, d'accordo, 22:04. Ringraziamo Daniele Russino, Confcommercio. Grazie. Grazie anche a Gianluca Mallo, PMI Servizi. Grazie all'assessora allo sviluppo economico in questa occasione. Cettina Portelli, grazie. Grazie anche a Enrico Falla di Confartigianato, e grazie a Franco Spadaro di CNA. Grazie. Noi torneremo il prossimo venerdì con un nuovo argomento. Intanto buonanotte a tutti. No, 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 no.